ci ha espresso con sé certamente chiari. Bene, allora prima di proseguire, un bellissimo fuori programma. Moreno Morello di Striscia la Notizia, colui che ha trattato nei suoi provocatori servizi di farci vedere la costruzione della preoccupazione, è venuto a porci un saluto. Grazie. Salve a tutti, solo per un saluto, ma noi non sapevamo che sul palco, volevo solo salutare, almeno la Cravatta, se sapevo di dover intervenire, volevo salutare tante associazioni di consumatori con le quali abbiamo, con le quali abbiamo occasione di incrociare molto spesso informazioni per contrastare vari fenomeni, quelli delle truffe soprattutto, ma anche quelli della contraffazione, contraffazione che per quanto mi riguarda rimane un grosso enigma alcune volte, proprio come fenomeno. Mi è capitato di vedere tutti i tipi di contraffazione, la contraffazione che è quella un po' ignorante, cioè quella in cui qualcuno magari è depositario dell'eccellenza di un determinato settore, un determinato ambito, e accanto ai prodotti di eccellenza sullo scaffale accanto vengono anche i prodotti taroccati. Questa è una cosa incredibile, come diciamo molto spesso in Italia, a massacrare noi stessi le nostre eccellenze. Poi come fenomeno devo dire che è un enigma, anche perché se io prendo le segnalazioni di 10 anni fa, a cui lavoravo 10 anni fa, su cui magari ho già fatto 5-6 servizi, prendo quelle che arrivano oggi, sono esattamente sovrapponibili. Cioè diciamo, se abbiamo già fatto 1 milione di servizi su questa cosa, come mai questo fenomeno non riesce a essere sradicato? Molto spesso poi in alcuni territori c'è una perplessità assoluta. Noi siamo stati recentemente in alcune città in cui ci sono delle situazioni in cui tu scendi dalla stazione e il primo nucleo commerciale che incontri sono 300 metri di bancarelle di tutta merce assolutamente contraffatta, falsa, ma non imitazioni, marchi, cose assolutamente contraffatte, cioè non è una cosa nascosta, invisibile, con gente che sfugge, no, è un nucleo commerciale che si apre quando uno scende dal treno e incontra questo, è il biglietto da visita che diamo a chi arriva nella città. Magari qualche domanda, sì, ma come mai questo fenomeno, nessuno se ne accorge? E purtroppo immagino che ci siano anche delle misure difficili da applicare, perché dicevamo, abbiamo provato a dare alle forze dell'ordine, dicevamo, noi non lo vedete, ci sono 300 metri di contraffazione, non riusciamo a fare, coordinarci, avere delle sinergie per poter intervenire in maniera capillare, e poi il giorno dopo siamo appunto a capo. Come il giorno dopo siamo appunto a capo, il giorno dopo? Perché figura facciamo se il giorno dopo siamo appunto a capo? Ed è ovvio che poi, allora andiamo dai commercianti che hanno la merce originale e gli diciamo, ma quelli là non vi danno fastidio? Sono 20 anni che conviviamo con questo, 20 anni che conviviamo con questo, e questo è assolutamente incredibile, tant'è che noi, io in borghese, sono andato a effettuare degli acquisti, prendevo della merce, ma questa è originale, sicuro che è originale, si sollevavo la suola e dicevo, ma lo vedi che è cartone? Finché il capo del mercato mi batteva sulle spalle e diceva, amore, ma la marcia originale va in centro, pedala, e sono diventati padroni del territorio. Allora, noi, io penso, prima di tutto che bisogna, ed è compito anche nostro, di media, sensibilizzare la gente, perché capiscano che alcune volte stanno comprando della porcheria, io ci ho speso migliaia di euro in capi che puzzano di petrolio, in cose urticanti, le ho comprate, le ho fatte analizzare, ho raccontato al pubblico che cosa può essere quella cosa. Però il grido di allarme che deve arrivare dalle aziende, dai commercianti, deve essere raccolto dalle amministrazioni. Non è possibile che un vigile disarmato dica, ora se vuoi che io vado lì, ci dobbiamo coordinare, sinergia. Poi vai a parlare con chi amministra il territorio e dicono, io ogni tanto li incontro anche ogni mese facciamo un incontro di integrazione, perché ci dobbiamo integrare, per integrarci bisogna rispettare le regole. Allora noi continueremo a lavorare, continueremo a spiegare alle persone che la contraffazione fa male, in alcuni casi, cioè c'è stata della merce scadente, in alcuni casi anche pericolosa la merce, quando la mangiamo in alcuni casi proprio porcheria, in alcuni casi è nociva. Speriamo che il grido d'allarme delle aziende venga raccolto, noi lo porteremo spesso in televisione, venga raccolto da chi gli dovere, e speriamo che anche magari le norme, l'ordinamento
confinamento riescano a essere più efficaci, perché io vedo della truffa, immagino sia così anche nella contraffazione. Purtroppo noi li chiamiamo anche con le associazioni di consumatori, i soliti no. Io ho dei rapporti di cordialità con alcune aziende che sono 10 anni che incontro sempre gli stessi, che cambiano nome, cambiano pelle e stanno sempre in questo settore a creare queste conseguenze perniciose a tutti. Quindi io sono qui così in via incidentale anche per carpire un po' di segreti su di voi, su come funzionano questi meccanismi e quali possono essere le soluzioni per sradicare questo fenomeno. Chiedo scusa per l'intrusione, buon lavoro a tutti e grazie. Grazie, grazie per l'intervento.